sei, o Signore, pane del cielo che nutre il cammino, noi che veniamo alla mensa del regno, oggi con fede annunciamo il mistero. Sangue, prendete, bevete, voi che accogliete la mia parola, nella mia vita in eterno vivrete. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, il brano appena eseguito ci ha permesso di entrare nel tema di questo sesto giorno della novena in onore di San Pio. L'Eucaristia è il cuore, è il centro della vita cristiana. Nel ministero sacerdotale di Padre Pio, che desiderava essere vittima perfetta insieme con Cristo, emerge chiaramente la sua consapevolezza di fronte a tale mistero. Diceva che durante la messa tutto il paradiso si riversa sull'altare. E allora fra poco ascolteremo un breve brano del Vangelo che ci ricorda che Gesù è il pane vivo disceso dal cielo e chi mangia di quel pane non morirà in eterno. E poi ascolteremo anche un brano di una lettera di Padre Pio a Padre Agostino che quasi sembra dare una risposta a questa verità, che lo porta a dire fino alle lacrime: Gesù, cibo mio. E allora disponiamoci all'ascolto del brano del Vangelo e di questa lettera che Padre Pio scrive a Padre Agostino. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Da una lettera di Padre Pio a Padre Agostino.
Dio solo sa quante dolcezze provai, massime dopo la messa, tanto che le sento ancora in me. La testa ed il cuore mi bruciavano, ma era un fuoco che mi faceva bene. La bocca sentiva tutta la dolcezza di quelle carni immolate del Figlio di Dio. Oh, se in questo momento, che sento quasi ancora tutto, mi riuscisse di seppellire sempre nel mio cuore queste consolazioni, certo sarei in un paradiso. Quanto mi rende allegro Gesù, quanto è soave il suo spirito. Ma io mi confondo e non riesco a fare altro se non che piangere e ripetere: Gesù, cibo mio. Insieme recitiamo la giaculatoria. O glorioso San Pio, sacerdote santo, vittima perfetta, sostienici nel nostro pellegrinaggio terreno e fa che comprendiamo sempre di più il grande mistero dell'Eucaristia. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, con grazia singolare hai concesso al sacerdote San Pio di partecipare alla croce del tuo Figlio e per mezzo del suo ministero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia. Concedi a noi, per la sua intercessione, che uniti costantemente alla passione di Cristo possiamo giungere felicemente alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, prega per noi.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per intercessione di San Pio da Pietrelcina, scenda su di voi, sulle vostre famiglie, sulle vostre case, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.